Allora, questo caso, ve l'avevo accennato già stamattina, è una giovane donna, 37enne. Lei è stata la prima visita mia dopo aver ripreso il lavoro, l'attività dopo il Covid, esattamente il 3 maggio. E mi arriva in studio grazie al consiglio del suo compagno, che praticamente è un mio vecchio paziente, un finanziere che vive a Roma, che aveva a sua volta la sua precedente compagna, che era una mia paziente, una mia anche allieva, un estetista che poi si è, diciamo, riversata nel settore olistico, e lui ha consigliato di fare questa visita a questa signora di 37 anni che si presenta con io prima della visita faccio fare un'anamnesi, faccio fare la BIA e quindi valuto certi aspetti. Chiaramente rispetto a quello che era la persona de visu, no? Vedendola, i dati della BIA erano dei dati veramente molto complicati, con un'alterazione del rapporto fra acqua intracellulare ed acqua extracellulare che quasi arrivava a 1. Beh, considerate che questo rapporto nelle donne, nell'uomo, per esempio io che seguo calciatori, li porto sempre in un rapporto ideale che è del 33,3%, cioè il rapporto fra, diciamo, acqua extracellulare e acqua totale deve essere un rapporto di 1 a 3, e praticamente quindi l'acqua intracellulare dovrebbe essere 2 volte superiore all'acqua extracellulare. E vi garantisco che gli atleti, se vi faccio vedere le 30 BIA che ho degli atleti, vi rendete conto che i valori sono quelli. Cioè è proprio un fatto. Reale, che migliorano per esempio durante le performance, quindi loro quando arrivano prima del ritiro hanno certi parametri, quindi già vedo questa BIA che non mi corrispondeva rispetto alla persona che io avevo di fronte, e inizio a chiederle perché mi ha chiesto aiuto. Questa avvocatessa doveva essere qui oggi, aveva già prenotato il viaggio, sarebbe passata da Roma, lei è di Martina Franca ma lavora a Taranto. Martina Franca è il paese, diciamo, più popoloso della provincia di Taranto ed è esattamente a 20 km da Taranto, sulla linea aerea praticamente del famoso quartiere Tamburi, che praticamente è quello del famoso siderurgico. Va bene? Questa ragazza mi arriva e mi racconta un po' la sua storia. Lei è un ex atleta, ha gareggiato anche a livello nazionale, è una nuotatrice, ancora oggi, ancora allora faceva Uno molto. sport, peraltro era di frequentazione assidua, proprio assidua, degli alimentari biologici, cioè lei mangiava salutisticamente, aveva una qualità di vita da un punto di vista emozionale, da un punto di vista di realizzazione personale soddisfacente, non aveva grossi problemi e si meravigliava di questo suo stato di salute, che aveva praticamente abbastanza limitato le sue attività perché continuava ad essere da anni astenica, da anni. Iniziavano a formarsi linfedemi, aveva una grossa componente, diciamo, di sofferenza cellulitica. Lei stessa affermando che era stata a diversi estetisti, a diversi centri estetici, a diversi chirurghi plastici, perché aveva cercato in qualsiasi maniera, diciamo, di migliorare il suo aspetto, aveva, diciamo, una media di circa 10 kg in più di, diciamo, di peso, è conformazionata praticamente con la distribuzione, soprattutto nella parte bassa, quindi una distribuzione un po' più, diciamo, a pera, ecco, diciamo così, dove la sofferenza là in quel caso è tiroidea, è ormonale sessuale, diciamo, bisognava andare a vedere certe cose. Altri sintomi erano correlati e praticamente viene fuori dalla panoramica del test del bulbo sintesi proteica come primo fattore, salute cerebrale, sistema cardiovascolare, equilibrio microbico intestinale. Quello che rileva il test, quando vi dà questa informazione qua,
mi sta rilevando uno squilibrio importante. Perché? Perché se voi fate un'interpretazione biofisica del test, in questa ragazza, vedete, salute cerebrale, quindi cervello-cranico, sistema cardiovascolare, ok? Quindi cervello del cuore, equilibrio microbico-intestinale. Ma se chiedevate alla signora se avesse dei sintomi intestinali, la risposta era no. Quindi, in un quadro così profondamente disarmonico, io ho letto poi la parte successiva. E nella parte successiva, il dato dei minerali mi diceva qualcosa, ma poteva anche non dirmi niente. Dopodiché, ho valutato questo aspetto qua ed ho valutato e valorizzato soprattutto anche questo aspetto qua, quello degli acidi grassi. Andando per sistemi, nel sistema immunitario della ragazza c'era un valore di 53. Vedete la componente di glutine? Segnalata qua, va bene? E in più, soprattutto questo dato, elettrosensibilità, metalli tossici con un valore di 15. Un valore di 15 è un valore importante. Un valore di 15, vedete? Anche sì? Roberto, fammi questa gentilezza, se puoi ingrandire questa parte. Ok, allora, quindi un valore di 15 per quanto riguarda, vedete, i metalli tossici e l'elettrosensibilità, e poi vedremo, eh. Poi lo zinco, vi ricordate lo zinco, entrava nei minerali che chelavano i metalli, ok? Lo zinco, ricordatevi, che diciamo esprime la sua funzione ormonale sessuale nella donna sul progesterone. Omega 3, omega 6 però di tipo diverso che lo andiamo a vedere. Andiamo a vedere la pagina del sostegno intestinale. Nel sostegno intestinale ricompaiono metalli tossici e c'è questo equilibrio microbico-intestinale che poi dobbiamo andare a studiare. E in più compare, vedete, fra gli indicatori energetici di supporto del sistema, salute cerebrale. Quindi, e lo so, questo è un caso particolare. Perché in questo soggetto, se voi pensate, allora costituzionalmente questa ragazza era una fosforica. Quindi costituzionalmente il suo punto di forza era il cervello cranico. Cervello cranico che praticamente è un iperproduttore di stimolazione non solo di tipo biochimico, nel fosforico, ma soprattutto di tipo bioelettromagnetico, e quando un fosforico incontra i metalli tossici è un problema. Perché? Perché il fosforico, essendo la sua origine embriologica prevalentemente ectodermica, chiaramente non ha, io vi ho fatto vedere velocemente i tre sistemi che coniugano, si condividono nel nostro corpo i metalli tossici. I tre sistemi sono il sistema connettivo, il sistema adiposo ed il cervello. In un fosforico, il sistema connettivo è quando un bicchiere, va bene? Un bicchiere. Nel carbonico è quando quei bidoni di spazzatura che trovate fuori,
Mentre nel sulfurico è come i bidoni di spazzatura che abbiamo a portata di mano, sono nelle stanze, nelle nostre stanze medie. Quindi il fosforico, il connettivo, poiché embriologicamente l'origine ectodermica, l'origine ectodermica, no, auxologicamente non sviluppa sistema connettivo. E quindi in questo caso il ragionamento clinico, ecco perché voi avete l'S drive, ma dovete ragionare poi con la persona che avete di fronte e capite bene che questa persona si era disposta a farsi 1.000 km per venire a confermarvi di persona che stava bene e perché ha avuto un grosso risultato, con pochi interventi e non un grosso risultato aspettando 7 mesi, nel senso che è migliorata sin da subito. E quindi questo significa che attraverso questo tipo di lettura abbiamo centrato velocemente una problematica che esisteva da anni e che quindi portava a una perturbazione seria anche della salute cerebrale della ragazza, di questa giovane donna che non si accettava più. Soffriva, condivideva un percorso perché il fosforico, la vita del fosforico è centrato molto sul senso dell'estetica. E quindi quando il fosforico perde quei riferimenti se ne va in crisi. Chiaro? Peraltro questo test vi sta indicando, vedete che il metallo pesante viene eliminato e abbiamo una carenza funzionale, non ponderale, funzionale dello zinco, vi sta dicendo. Lo zinco in una giovane donna di 37 anni a livello ormonale è molto importante per formare certi tipi di ormoni. Poi se guardiamo il supporto circolatorio, vedete qua, compare la carnosina, compare la metionina, compare il coenzima Q10, ci sono i flavonoidi, c'è il DHA, ora vediamo anche come, ci sono delle frequenze, no? Questa è un'avvocatessa prestigiosa, peraltro lavora in un grande studio di avvocati a Taranto, realizzata nel suo lavoro, soddisfatta, mangia bene, le vitamine, vedete, sono buone, negli indicatori minerali troviamo questi quattro minerali. Quando è alterato, quando voi trovate, stamattina vi ho parlato di minerali sinergici. Vi ho anche detto che quando andate a vedere, sì, basta un caso, sì, ma infatti io volevo fare un caso oggi pomeriggio, due sono troppo. Domani ne facciamo un altro. No, penso che detto così il caso vi va bene, se no, se dovevo Essere veloce, non vi faccio capire come io vado a leggere e quello che vi posso trasferire è questo. Vi dicevo, allora, quando voi avete questo prospetto, che cosa vi colpisce qua? Rispetto a quello che vi ho detto stamattina dei minerali sinergici, qua c'è uno zinco rame. C'è uno zinco rame, vedete? Zinco rame. Quindi è in crisi la funzione zinco rame, che è una funzione importante per il reset biologico degli ormoni e per il mantenimento di un equilibrio ormonale fra l'asse ipotalamico, ipofisario e l'ovaio stesso. Io vi sto chiaramente leggendo questo caso non in maniera paradigmatica, ve lo sto leggendo come l'ho letto io. Ok? Allora, oppla, il silicio, quando in un soggetto fosforico vi arriva un'informazione di questo genere, vuol dire che qua siamo di fronte a una persona che sta praticamente in una grave difficoltà di strutturazione della parte anabolica. In un fosforico, la carenza di Silicio indica una sofferenza del rene nella sua componente yin di rene, non nella sua componente yang, ok?
ormonale, non surrenalica. E quindi in questo caso, vi ricordate che al primo posto c'era scritto sintesi proteica come? Benissimo. Minerali, ecco qua. Qua vedete? Oppla. Qua c'è una sofferenza importante nella lipidomica. E c'è, solo che non riesco a centrarlo, forse Roberto ce la farebbe meglio con i tastini. Io con questo posso muovere solo in questa maniera. Ok, se me lo centri, quindi come vedete qua c'è, io come l'ho interpretata questa, soprattutto in ambito dello squilibrio dell'acido docosesanosico, il DHA, che è un omega 3 importantissimo e che comunque si correlava in questa situazione a quella salute cerebrale che praticamente era venuta fuori come sistema di sofferenza nell'interpretazione degli algoritmi e segnalata addirittura al secondo posto. Lo puoi ampliare un po', Robè? Poco poco. Gli antiossidanti. Sì. Sì, prego. Per il rapporto. Come si fa a intervenire? Ma in che senso? Allora, come si fa a capire cosa? Gli acidi grassi? E dobbiamo, come ha detto la dottoressa, bisogna studiare la lipidomica. Abbiamo Pietro, vedi. Ma perché dovete, perché vi serve sapere se è carente o allora? Sì, allora voi, allora qui avete uno strumento, voi avete uno strumento funzionale. Questo è uno strumento di medicina funzionale. Cioè, se lo interpretate così, potete godere molto di più dei vantaggi. Se lo iniziate a interpretare, secondo me, questo è il mio umile punto di vista, siamo qua a portare ognuno il proprio contributo, vale? Però Io lo vedo in una maniera un po' più sistemica. Quindi io quel DHA l'ho visto proprio co come un iperconsumio di un sistema che quando va in sofferenza un sistema cerebrale in un soggetto fosforico con lo squilibrio che aveva questa ragazza, la prima struttura ghiandolare endocrina che soffre è praticamente la tiroide. Perché le cellule nervose consumano moltissimo l'ormone tiroideo, perché l'ormone tiroideo viene consumato a tre livelli principalmente, nel fegato, nei muscoli e nel cervello. Quindi qua c'è da considerare, cioè se noi dobbiamo partire dall'S drive, cioè se dobbiamo partire dall'S drive, vi dice sintesi proteica, salute cerebrale, sistema cardiovascolare. Equilibrio microbico intestinale, giusto? Quindi voi dovete, cioè se dovete leggere un S-Drive, dovete leggere l'S-Drive rispetto a quello che vi riferisce l'S-Drive in relazione al paziente che avete di fronte. Poi se la riuscite a classificare anche, diciamo, costituzionalmente, però voglio dire, iniziate anche a vederla la persona. Se
Se la persona è alta, longilinea, ha tutti gli indici oxologici tipici dello sviluppo dell'ormone tiroideo, che sono il collo, sono le braccia, sono il torace, sono le gambe, con gli assi longitudinali prevalenti rispetto agli assi trasversali, questa non è costituzionalismo, questa è embriologia, questa è praticamente una materia che io studiavo, l'embriologia e la semeiotica in medicina interna. Cioè, chiaro, quindi noi abbiamo a che fare con la medicina antropocentrica. Se vogliamo leggere l'S-Drive lo dobbiamo rendere orientato su quella persona che abbiamo di fronte. Quindi chiaramente questo test fatto mi sta dicendo parecchie cose, parecchie informazioni. Quindi questa signora ha una macchina che lei cerca in tutte le maniere di tenere accesa, ma è una macchina che è spenta. Una macchina che sta avendo dei grossi deficit, una macchina che sta producendo male energia, è una macchina che sta accumulando, che sta andando in crisi connettivale, c'ha rame e silicio. Vi ho detto, quando vedete rame e silicio, no? Pensate, e quindi sta andando in crisi, per esempio, l'ormone tiroideo è un ottimo stimolante del sistema linfatico. E quindi questa signora aveva una grossa crisi linfatica. Ho quasi finito, Giorgio. Antiossidanti, gli aminoacidi. Vedete, c'è segnalato qualcosa, però possiamo anche non prenderlo in considerazione perché vi voglio far vedere questo. Cioè, questo non l'ho fatto io, non l'ho colorato io, eh. D'altronde io non sapevo neanche che la signora, quando mi è arrivata, fosse di Martina Franca e lavorava a Taranto. E quindi era 15 anni che ogni giorno andava a Taranto a lavorare nel suo Quando si ufficio. dice no, ma S-Drive come fa? Guardate cosa riesce a fare. Allora, non l'ho colorato io, ve lo prometto. Qua c'era una traccia virus. La signora, parliamo di maggio, aveva avuto il Covid. Aveva fatto un Covid solo asintomatico, si dice, no? Giusto? Quindi io non gli ho dato importanza, però ho dato importanza, scusami Roberto, se mi puoi centrare questa, perché se vado sopra perdo quasi tutto. Se non la puoi centrare, no, proprio centrare. Allora, vi sta parlando il test di equilibrio microbico intestinale. Cioè, al quarto posto c'è equilibrio microbico intestinale, come quando, diceva prima Pietro, che dovete andare a vedere non solo l'acido grasso colorato, ma dovete andare a vedere anche i rapporti fra i diversi acidi grassi, che devono essere, rispetto a quelli che vi ha dato oggi, conservati più o meno. Se io ho un DHA che mi supera l'EPA, vuol dire che quel sistema mi sta segnalando che lì sul DHA c'è una problematica. Ok? In più mi viene segnalato anche col rosso, e in quel caso mi sa il giallo, vabbè. E comunque qui non c'è un adeguato bilanciamento rispetto a quello che deve essere la composizione del microbiota di questa persona. Vi dico come ho lavorato io. Io ho lavorato semplicemente, non gli ho dato tante cose. D'altronde, a livello nutrizionale, la signora aveva già girato 27 nutrizionisti, voglio dire, non è che potevo fare altro. Io ho lavorato in una condizione in cui ho dato anche il self-food, ho valorizzato questo tipo di informazione, perché questo tipo di informazione ci mette in una condizione che un soggetto del genere ha praticamente una sorta di inversione neurovegetativa e neuroendocrina. E quindi io, attraverso una semplice cura, ho riacceso la sua parte, diciamo, più simpaticotonica, la sua parte più yang, ecco, potrei dire, che è quella con cui un fosforico in equilibrio
condivide il suo equilibrio neuroendocrino-metabolico. E stranamente, con tre semplici prodotti di un'azienda, che se vuoi posso dire il nome, che è la Biogroup, tre semplici prodotti di terreno, più un chelante dei metalli pesanti che conteneva, fra le altre cose, anche zinco, che è di un'altra azienda, come la posso dire, è la Ramed, che è il Chela, più il Cell Food, la signora ha risolto tutte le sue problematiche. Non è potuta stare qui, tu lo sai, Giorgio, avevamo prenotato Voleva anche a... venire a Sì, testimoniare. voleva venire a testimoniare. Vi dico, quindi l'intervento è stato semplice. Non è che abbiamo dato, è chiaro Pietro, non è che abbiamo dato importanza al ponderale. Non ci interessava, non... Cioè, la lezione mia di stamattina era semplicemente per dirvi, quando leggete il test, cercate di leggerla in maniera sistemica, cercate di guardare che cosa stava perdendo. E voi dovete fare la lezione con Silvia Di Nuzio e con il dottor Massimo Fioranelli. Siete fortunati, due grandi cardiologi, proprio sistemici, veramente, per chi fa la scuola per la prima volta, due persone eccellenti. Praticamente il test vi stava segnalando che la centralità, no, di un grande elemento, che è l'elemento fuoco, collegato agli ormoni, collegato al cuore, collegato al circolatorio, era in grave crisi. Era in grave crisi. E i metalli tossici, scusatemi, i metalli tossici hanno una filia nei fosforici, non per il grasso, perché il fosforico ha difficoltà a formare grasso. Non hanno una grossa capacità connettiva di eliminazione, per cui i metalli tossici vanno a condizionare le attività del sistema nervoso e dei sistemi neurovegetativi. Per cui io vi do un consiglio per chi di voi sa testare, anche testare kinesiologicamente, non solo con le ABU o con altre tecniche. Quando trovate i metalli pesanti e vedete qui che vi segnala apparato cardiovascolare, andate a vedere se i metalli pesanti sono nel plesso cardiaco. Io l'ho fatto e li ho trovati. Grazie per l'ascolto.